problema che si trovano ad affrontare oggi le biblioteche non solo dell'Ateneo Pisano riguarda che a fronte dei grandi tagli che subiscono continuano ad aumentare il prezzo degli abbonamenti alle riviste elettroniche, un prezzo che non dipende dalla quantità o la qualità di queste riviste, ma dipende da una politica i cui effetti sono noti alla comunità accademica come crisi del prezzo dei periodici, vale a dire il fatto che un gruppo di pochi editori oligopolisti nel settore determina l'aumento progressivo e consistente del costo di questi abbonamenti. Nel momento in cui una biblioteca dovesse decidere di non sottoscrivere più un abbonamento, perde l'accesso anche alle risorse acquistate precedentemente. Gli effetti di questa politica sono visibili agli occhi di tutti. L'Ateneo Pisano, nonostante abbia aderito a una dichiarazione internazionale in favore dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, nei fatti non ha messo in pratica questa dichiarazione di intenti, perché si è limitata all'istituzione di un archivio ad accesso aperto di Ateneo senza accompagnare all'istituzione di questo archivio una politica adeguata, che significa incentivare i ricercatori a depositare i prodotti della ricerca nell'archivio aperto o anche condizionare l'attribuzione di fondi all'inserimento appunto di questi risultati all'interno dell'archivio. Nella pratica il cittadino paga due volte per le stesse risorse, perché paga una prima volta finanziando la ricerca pubblica e poi deve acquistare nuovamente ciò che ha già finanziato dagli editori che lo stampano. Quindi è un sistema assolutamente perverso e inefficiente. Le grandi istituzioni scientifiche, centri di ricerca, la DFG, la Deutsche Forschungsgemeinschaft, il CERN di Ginevra, i grandi istituti di ricerca, per esempio in Gran Bretagna, l'MIT negli Stati Uniti, hanno fatto proprio una politica per l'accesso aperto, cioè condizionano l'attribuzione dei finanziamenti ai propri ricercatori al fatto che questi depositino i risultati prodotti con i fondi pubblici in archivi aperti. Questo da noi non avviene.